Buongiorno a tutti. Oggi un video un po' particolare perché vi parlerò della motivazione per cui mi vedrete un po' più giù nei prossimi mesi e sicuramente quindi avrò bisogno del vostro sostegno. Senza nessun dubbio mi vedrete un po' più spesso su YouTube perché avrò molto tempo da dedicare ai miei hobby, insomma, mi terrò impegnata anche così, quindi sì, purtroppo per voi mi vedrete più spesso, quindi sì. Ok, il mio fidanzato Marco parte, va in missione. L'ho detto, insomma, è una tragedia. Praticamente lui già è stato in missione. Per chi non conoscesse me, il mio ragazzo, per chi non mi seguisse da parecchio tempo, insomma, io sono fidanzata da tanti anni. Non dico quanti perché sono tanti. E tra l'altro a Natale facciamo anche il nostro anniversario, quindi sarà una tragedia perché lui partirà prima di Natale. E il mio ragazzo, niente, è militare, quindi una volta ogni tanto deve andare in missione, però io non me l'aspettavo, questa volta veramente non mi aspettavo andasse in missione. E quindi niente, quando me l'ha detto sono stata 3 giorni in lacrime, cioè guidavo e stavo male. Adesso sto iniziando a somatizzare perché è passata più o meno una settimana e perché ho capito che non c'è niente da fare, cioè deve partire, quindi anche perché voglio dargli forza, perché comunque è lui che parte, è vero? Cioè io resto qui e lo aspetto, sono 6 mesi, quindi 6 mesi e lui tornerà in 6 mesi una sola volta. Quindi sicuramente sto lì a star male, però non voglio assolutamente dargli peso perché comunque lui deve partire e ragazze, veramente andare in missione secondo me è una cosa pesante. Stare tanti mesi in un campo militare è tremendo. In più adesso che sono successe tutte queste cose di terrorismo vario, cioè davvero è una tragedia perché. Quindi sono anche un po' preoccupata. E niente, io ci tenevo a fare un video a parte perché è una cosa che mi cambierà per i prossimi 6 mesi. Quindi sì. E niente, io vi lascio con questa meravigliosa notizia prima che scoppi in lacrime, quindi cerco di non piangere. E ci vediamo al prossimo video. Mua.